Quest'oggi c'è stata questa prima risposta. Come? Questo primo round. Sì, è questa prima, ecco, un suo commento su questa giornata, su questa prima. È estremamente positivo, nel senso che avevano dato un'associazione a delinquere per il sottoscritto la sera, che è caduta, il che praticamente sta a dimostrare che l'impianto accusatorio non era proprio quello giusto. Poi dopo ci sono rimaste due cose che in pratica io mi aspettavo, tra l'altro, o l'una o l'altra cosa, non sapevo con precisione, però me l'aspettavo. Ed è una cosa abbastanza, se non fosse da piangere sarebbe tutta da ridere. Il problema principale dunque riguarda due giocatori, uno Amoruso e l'altro Blasi. Per Amoruso io avrei fatto una violenza, in quanto che Ancelotti, allora allenatore della Juventus, è venuto a dichiarare in tribunale che lui non voleva vendere Amoruso. Al che io ho chiamato Amoruso e gli ho detto ti cederò. L'ho ceduto, lui ha rifiutato il trasferimento. Io gli ho detto ti mando in tribuna tutto l'anno. È una violenza questa qui. È uno dei capi che praticamente d'accusa violenza al giocatore. L'altro Blasi veniva da 8 mesi di squalifica per doping, arriva dal prestito dal Parma alla Juventus a luglio, a metà luglio cominciano gli allenamenti, alla fine di luglio mi telefona un certo Antonelli, il quale mi dice in pratica che il procuratore del giocatore vorrebbe l'adeguamento e l'allungamento del contratto. Io ho detto a questo procuratore di telefonarmi tra qualche giorno, ho preso di tempo, poi ho parlato con Blasi e gli ho detto che lui mi deve far telefonare dal procuratore, prima deve dimostrare di essere un giocatore da Juventus e dopodiché in pratica gli poteva allungare il contratto. Lui l'ha dimostrato in quell'anno lì e alla fine dell'anno gli ho rinnovato il contratto. Altra violenza, perché ho detto che praticamente gli avrei rinnovato il contratto soltanto quando dimostrava di essere un giocatore da Juventus. Dal che si evince che nessuna società di calcio può prendere posizioni nei confronti dei propri dipendenti, altrimenti vengono denunciate per violenza nel caso in cui i dipendenti si sentissero offesi. Se uno per esempio va a chiedere l'aumento di stipendio, il dirigente glielo deve dire con un certo garbo, non te lo do, perché se glielo dice un po'. Moggi? Appunto. Allora, se glielo dice con un certo garbo, perché in pratica può essere denunciato dal giocatore, quindi scatta la violenza. Non scatta la violenza per i capi dell'Alitalia, in pratica, che dicono ai piloti o mangi questa minestra o salti dalla finestra. È un po' l'Italia, insomma, che sta qui. Quindi direi che i capi d'accusa sono banali. Certo. Sicuramente la cosa finirà in appello. Sono estremamente contento, perché la dimostrazione che non c'era associazione a delinquere, chiaro, praticamente credo che era la cosa principale. Moggi, una domanda per finire, devo dire che ritengo un processo più a Moggi che non alla GEA, perché la GEA è stata scagionata appunto dall'associazione a delinquere. Per come sono andate le cose sembrerebbe proprio di sì. Moggi, una domanda da parte di Fulvio Bianchi, prego. Sì, ciao Luciano, sono Fulvio. Ciao. Senti, volevo chiederti, sei più preoccupato o eri più preoccupato per il processo GEA di Roma o per quello, il processone, il maxi processo che arriverà adesso a Napoli? Né per l'uno né per l'altro. Vedi che tu ricordi bene che il procuratore di Napoli, Narducci, disse che era un sistema di stampo mafioso la GEA, no? Quindi un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Guarda un po' quello che è successo, è caduta addirittura l'associazione.
Quindi, e questo qui c'è anche una querela da parte di Zavaglia. Adesso sono curioso di vedere come va a finire questa querela. Ma tu pensi che cadrà anche a Napoli, quindi, questa ipotesi di reato? Guarda, adesso pensiamo a quello di qua. Io ho sempre detto, quando uno non fa niente, è difficile poi imputargli qualcosa, per cui sono tranquillissimo. Adesso è caduta l'associazione a delinquere qui, come cadrà a Napoli. Ma è vero che vuoi denunciare la Federcalcio? Io non ho mai detto questo. Io uno che denuncerò sicuramente per quello che ha fatto è Franco Baldini. Su questo non c'è dubbio. Ed è strano che Franco Baldini era stato impredicato per andare a sostituirmi alla Juventus. Questa è una cosa strana che non ho mai capito. Poi dal processo GEA si evince tutte le bugie che ha detto, in primis quella di Chiellini, quando ha raccontato che Chiellini ha preferito andare alla Juventus perché c'era più sviluppi di carriera, di nazionale, e Lippi praticamente non era ancora allenatore della nazionale, ma mi sembra che fosse Trabattoni. È venuto Spinelli che l'ha sbugiardato e ha detto che praticamente non è andato alla Roma, con la quale aveva già un accordo, perché la Roma non poteva acquistare neppure una sigaretta in quel momento. E ha detto anche Spinelli che se avessi voluto non gli avrei dato neppure i soldi che mi ha dato, la metà dei soldi che mi ha dato la Juventus. Invece Spinelli, che è il signore, ha detto glielo ho dati. Quindi questa qui è una delle cose sulle quali poggerà la mia richiesta per portare in tribunale il signor Baldini. Luciano, noi volevamo ringraziarti, però prima di lasciarci una cosa. In questo momento ti senti una grande soddisfazione per come sono andate le cose? Certo, insomma, certo, da solo davanti a tutti, con le accuse che ti sono state fatte, penso che oggi sia uno dei giorni più importanti della tua vita. È normale, perché la gente che ammira anche in pratica tutto quello che è stato detto e fatto non ha ragione di fondamento, e ancora non è niente, quello che verrà dopo sarà il bello. Chiaro. Moggi, grazie veramente per essere intervenuti. Arrivederci.